senza scorta, senza niente, e io pensavo fosse un crotonese qualunque, e invece no, è un nostro parlamentare, è uno di quelli che ogni mese decurta il suo stipendio e i suoi soldini li dà al popolo italiano, e nessuno, poverino, gli dice grazie. Noi questa sera ti diciamo grazie a nome di tutti quanti. Ve lo presento, ma ha degli occhi blu che sono strepitosi. Paolo Valentena. Ecco, ora mi vergogno e non riesco a parlare. Allora, buonasera a tutti, buonasera Crotone. Allora, non è la prima volta che veniamo in questa piazza e siamo davvero contenti che ogni volta che veniamo ci date veramente un benvenuto, che siete davvero unici. Vado bene? Succede qualcosa? Allora, ci sono tante cose da dire, cercherò di essere sintetico. In queste ore i nostri colleghi sono in commissione bilancio, c'è la legge di stabilità. Ecco, in queste ore ci arrivano le notizie in diretta dei nostri colleghi che ci comunicano che nelle nostre proposte di legge i nostri emendamenti vengono puntualmente bocciati. Hanno appena bocciato l'emendamento che dava i soldi per gli emodanneggiati, ovvero quelli che sono stati contagiati dal sangue infetto. Cioè, lo Stato, anziché dare i soldi a queste persone che sono state danneggiate dallo Stato stesso, gli volta per l'ennesima volta le spalle e preferisce magari dare i soldi per le grandi trivellazioni come nello Sblocco Italia, preferisce dare i soldi per privatizzare la nostra acqua a discapito della sovranità popolare che si è espressa chiaramente con un referendum anni fa, preferisce dare i soldi per la ricerca di idrocarburi, qui anche qui a Crotone verranno a trivellare ulteriormente rispetto a quello che stanno già facendo, preferiscono dare i soldi quindi per l'energia fossile anziché per l'energia rinnovabili. Ma questo è poco, questo è niente. Noi abbiamo proposto in questa legge di stabilità delle cose fondamentali, che poi sono le vere riforme che servono a questo paese. Spesso in televisione loro parlano di riforme, le riforme, le riforme, ma nessuno vi dice di quali riforme parlano, perché a voi questa sera rispondetemi: serve la riforma del Senato? No! Serve la riforma, che ne so, del regolamento della Camera che vuole fare Boldrini per toglierci la possibilità di fare ostruzionismo? No! Queste sono le riforme che vogliono portare avanti, il Job Act, questo vogliono fare. Allora, cerchiamo un attimino di riprenderci questa informazione, perché in televisione dicono una cosa e poi quotidianamente nelle commissioni in aula votano il contrario. Noi in questa stabilità abbiamo chiesto le vere riforme che servono per il paese, vale a dire, ci abbiamo riprovato e non ci stancheremo mai di provarci. Abbiamo riprovato a introdurre il reddito di cittadinanza, fondamentale per questo paese, per le persone che non riescono neanche a arrivare a fine mese. Dobbiamo dare, non promesse di lavoro per poi ritrovarci dopo pochi mesi per strada. Dobbiamo dare la dignità alle persone, la dignità non si ottiene più con il lavoro, si ottiene con il reddito, ed è questo che noi vogliamo fare, capovolgere questo sistema. Basta con il ricatto del lavoro, ci hanno promesso il lavoro e con la scusa del lavoro davamo via libera magari per costruire i grandi inceneritori, i grandi rigassificatori, i grandi centrali a biomasse, con la scusa del lavoro. Sono solo cazzate, perché basta guardarsi intorno per capire che questi grandi impianti, queste grandi opere come la TAV o addirittura ora si parla anche dello stretto, del ponte sullo stretto, servono alle mafie per lucrarci sopra, per buttare ancora giù cemento. Ma poi alla fine queste grandi opere portano solamente disoccupazione e disastro ambientale. Allora noi dobbiamo capovolgere questo sistema e dobbiamo parlare di tre cose fondamentali che si possono coniugare insieme, vale a dire salute, occupazione e ambiente, si possono coniugare, noi l'abbiamo dimostrato con le nostre proposte di legge, si possono coniugare queste cose qui. Noi vogliamo investire 1 miliardo di euro ad esempio per il risparmio energetico e la riqualificazione energetica. Voi non lo sapete, ma noi le carte le studiamo, questi grillini che passano le notti a studiare.
Noi l'abbiamo studiato, investendo 1 miliardo di euro per il risparmio energetico si creano in automatico 18.000 posti di lavoro contro i 700 dell'energia fossile. Ora anche un bambino capirebbe la differenza. E questi signori ancora si definiscono politici. Si definiscono politici. Allora noi abbiamo detto anche nelle altre proposte che abbiamo portato avanti in Parlamento che con 1 miliardo di euro noi possiamo subito intervenire nei comuni e liberarli da questo patto di stabilità per intervenire sul dissesto idrogeologico. Non possiamo più permettere che ogni volta che casca una goccia d'acqua casca anche il morto. Non possiamo più permetterlo. E dissesto idrogeologico vuol dire lavorare sul territorio per tutelare il territorio, non con la cementificazione selvaggia. Allora con il dissesto idrogeologico, con gli interventi per il dissesto idrogeologico, noi creiamo in automatico 14.000 posti di lavoro. Ne creiamo 7.000 semplicemente installando i pannelli fotovoltaici sui tetti, perché quando parliamo di energia dobbiamo parlare non di energia centralizzata in mano alle grandi corporazioni, ma dobbiamo parlare di energia distribuita. Ma non lo dice Paolo Parentela o Beppe Grillo, lo dicono tutti i premi Nobel per l'economia come Rifkin. Rifkin ci parla di terza rivoluzione industriale. E queste proposte che noi stiamo portando avanti in Parlamento parlano proprio di questo. Invece no, abbiamo un governo con un altro con presidente del Consiglio nominato da chi? Nominato da chi? Dalle primarie? Ora chi vince le primarie del Partito Democratico diventa in automatico presidente del Consiglio, fatemi capire. Chi di voi ha votato Renzi? Chi di voi aveva votato Letta? Chi di voi aveva votato Monti? Guardate che cambiano i governi, cambiano le maschere, cambiano le facce, ma il programma è sempre lo stesso. Il programma è quello di svendere tutto il patrimonio pubblico di questo paese e noi non lo possiamo permettere. Allora i nostri nonni, i nostri padri hanno fatto delle battaglie, anche con il sangue, per difendere i beni comuni e ci stanno svendendo la velocità della luce, l'acqua, l'energia, la sanità pubblica. Qui, in questo territorio, sulla sanità, hanno fatto quello che cavolo volevano. Io mi sono stancato, l'altro giorno mi sono alzato dal letto e ho detto vado a denunciare il subcommissario. Perché questo signore, a quanto pare, da come dicono le fonti giornalistiche, Urbani, nominato da Lorenzin, che si è permessa di scendere in Calabria solo ora che siamo in campagna elettorale, a fare delle promesse, mi risparmio questa parolaccia. Allora ho detto alla Lorenzin, vada dal subcommissario nominato da lei, che lo paghiamo 8.000 euro al mese, vada a vedere se lavora, vada a controllare. Allora Lorenzin le abbiamo parlato anche degli emoderneggiati, degli ospedali pubblici che stanno chiudendo e guarda caso mentre chiudono gli ospedali pubblici aprono quelli privati e guarda caso di chi sono questi ospedali privati? Lo sapete benissimo, lo sapete meglio di me. Allora noi non possiamo accettare tutto questo. Qui a Crotone i crotonesi, i calabresi stanno morendo come le foglie d'autunno, in silenzio. Ed è sconcertante questa cosa, è sconcertante. Perché sta avvenendo tutto questo? Perché hanno avvelenato un territorio come la Calabria, l'hanno fatta diventare la pattumiera d'Europa e noi anche complici, perché siamo stati in silenzio. Allora di nascosto hanno creato veramente un campo minato. Oggi la Calabria, se noi facessimo una fotografia a questa Calabria, vedremmo un campo minato, 900 discariche abusive. Più di 60 discariche autorizzate ma mai bonificate, rifiuti tossici sversati nei nostri mari, sotto i nostri fiumi, sotto i nostri campi agricoli. Anche qui a Crotone è successo e noi puntualmente stiamo denunciando alla Procura della Repubblica queste cose qua. Le stiamo denunciando in Parlamento ma i ministri neanche ci rispondono. E allora cosa dobbiamo fare? Crotone, devi alzare la testa, se no ti ammazzano! Devi alzare la testa, Crotone! Allora, cosa sta succedendo? Succede questo, è semplice. Noi non pensavamo che era così tragica la questione in Parlamento quando dovevamo entrare. Noi siamo entrati e abbiamo aperto davvero il Parlamento come una scatola di tonno. Andate a vedere i nostri atti parlamentari. Ne abbiamo fatti più noi
grillini che siamo 150 in Parlamento, che tutti i partiti messi insieme. Ogni settimana denunciamo puntualmente i problemi gravissimi che ha questa Calabria. Allora cosa abbiamo fatto? Una volta entrati in Parlamento ci siamo accorti che il Parlamento non funziona più. La Costituzione dice chiaramente, perché la Costituzione è stata scritta in modo semplice proprio per essere capita da tutti. La Costituzione dice che il Parlamento è il potere legislativo, e vale a dire che il Parlamento fa le leggi, mentre il governo, potere esecutivo, deve seguire le leggi che fa il Parlamento. È così che funziona la nostra Repubblica democratica. Invece non è così, non è così, perché il Parlamento non legifera più. Siamo tutti i giorni a lavorare sui decreti omnibus. Omnibus che vuol dire? Che sono decreti in cui mettono, inseriscono delle norme che riguardano altre competenze, altre questioni, e vanno contro la Costituzione, perché questi decreti sono incostituzionali. Ma chi è che firma questi decreti? Il primo? Napolitano! Che è il capo dello Stato. Noi abbiamo un capo dello Stato che firma questi decreti incostituzionali. Abbiamo Laura Boldrini e Grasso al Senato che non rispettano neanche i regolamenti della Camera e del Senato. Stiamo vivendo questo in Parlamento. E allora noi come possiamo da opposizione contare qualcosa? Ci è rimasta un'unica arma, l'ostruzionismo. Ostruzionismo, caro, vi spiego cosa vuol dire, perché le televisioni dicono che i grillini dicono sempre no con l'ostruzionismo. Non è vero. Noi diciamo no quando si tratta di porcate per i cittadini, diciamo sì invece quando si vogliono portare avanti gli interessi dei cittadini. Allora quando noi facciamo ostruzionismo, sapete perché lo facciamo? Perché dobbiamo ricattarli. Allora qual è la strategia? Li teniamo tutta la notte in aula con il nostro ostruzionismo, così sono costretti a stare in aula, dopodiché verso le 2, le 3 di notte si arrendono e dicono va bene, vi facciamo passare questo emendamento e questo emendamento. E noi cosa facciamo? Riusciamo a portare qualche risultato, e ce l'abbiamo fatta, perché la compensazione delle cartelle esattoriali di Equitalia per la pubblica amministrazione ora è legge, la compensazione, cioè tutti quegli imprenditori, quelle aziende che vantavano dei crediti dallo Stato e gli portavano avanti la cartella esattoriale, ora c'è la compensazione. Era semplice questa legge, noi l'abbiamo portata avanti, attraverso il ricatto siamo riusciti a farla diventare legge. Finalmente oggi il ministro si è deciso di fare il decreto attuativo, e finalmente questa è legge, ed è legge grazie al Movimento 5 Stelle. Le auto blu, che gli serviva a Di Maio l'auto blu? L'auto blu, io c'ho una punta grigia che ogni volta che frena mi spavento. Non abbiamo, lui conferma perché è venuto in macchina con me. Allora, non abbiamo bisogno di auto blu, e abbiamo scritto un semplice emendamento. Diamo queste auto blu che ci spettavano a noi alle forze dell'ordine, che non hanno neanche le risorse per poter girare e vigilare sul nostro territorio. E ora le auto blu che prima stavano ai nostri, vicepresidenti, segretari della Camera dei Deputati, ora vanno alle forze dell'ordine. Ma è semplice questa cosa. Un'altra cosa che abbiamo portato avanti, guardate che interessante, sulla scuola, con gli ebook digitali. Questa cosa è fondamentale, perché ormai è scientificamente provato che le persone, i nostri ragazzi, quando hanno a che fare con un libro digitale, non quei libri che pesano e che magari cambiano la copertina e sono sempre gli stessi, però cambia solo il prezzo, cioè che è in aumento anno dopo anno, con gli ebook digitali tutte le scuole possono collaborare e fare in modo automatico aggiornare i libri. E inoltre con le immagini interattive, con i video, è dimostrato scientificamente che gli alunni apprendono di più. Quindi 0 kg per le spalle degli alunni e zero risorse da parte dello Stato. Sono queste le cose fondamentali che servono a questo Paese. Guardate che noi stiamo facendo una lotta bellissima, abbiamo introdotto nel testo unico ambientale il voto a rendere. Il voto a rendere nel collegato ambientale è fantastico, perché noi non dobbiamo parlare di rifiuti da seppellire o rifiuti da bruciare, noi dobbiamo parlare di rifiuti da riutilizzare la materia, riutilizzarla, riciclarla, ridurla a monte. Si chiama strategia rifiuti zero. Oggi in televisione Vandaferro, che voleva copiarci questa proposta, almeno copiacela bene, perché ha parlato di raccolta zero. Che cazzo vuol dire raccolta zero?
Neanche se, ma almeno se ci copiate le proposte, copiatecele bene, voglio dire. Allora, poi oggi nella televisione vedevo Oliverio, no? Allora, questa persona, ora, sono tutti bravi a parlare di cambiamento, ma questa persona è entrata in Parlamento nel 1981, sta al potere da 40 anni, io ancora dovevo nascere nel 1981 e quest'uomo è entrato in Parlamento e ora parla di cambiamento, mannaggia la miseria, non è possibile accettare questa cosa qua. Allora, noi parliamo di progetti concreti, di acqua pubblica, di beni comuni, di mobilità, la linea ionica non esiste, la linea ferroviaria, quando passa un treno mi spavento perché dico che cazzo è, sembra un fantasma, invece c'è un treno che ogni tanto passa, ancora esiste. Dobbiamo riprenderci in mano anche la questione della mobilità, è fondamentale. Ci sono strade incompiute da 30 anni, la strada delle Serre, la strada del Savuto, lasciate lì. Abbiamo opere dove abbiamo prelevato i soldi dalla Cassa del Mezzogiorno, di opere grandissime come gli invasi, come le grandi strade, ma non le hanno mai terminate. Allora guardiamoci bene negli occhi, non siamo fessi, sappiamo chi c'è dietro queste persone, però alla fine sono sempre gli stessi massoni, gli stessi ndranghetisti che gestiscono la cosa pubblica, decidono quale commerciale aprire e quale chiudere, decidono quale strada portare avanti e quale no, decidono anche cosa noi ci dobbiamo mangiare tutti i giorni sulle nostre tavole. La mafia sta ovunque, ma il loro business sta nei rifiuti. In Calabria si sono mangiati più di 1,5 miliardi di euro con la scusa di risolvere l'emergenza. Abbiamo speso in meno di 20 anni 1,5 miliardi di euro. E hanno risolto l'emergenza rifiuti? Allora, con 1,5 miliardi di euro, noi cosa avremmo fatto? Mamma, quante cose si potevano fare con 1,5 miliardi di euro? La mafia sta dietro queste cose qua, sta dietro il cemento. Allora guardate, l'Italia, noi abbiamo presentato una proposta di legge bellissima, è la più forse la più bella proposta di legge che abbiamo fatto da quando siamo in Parlamento. Si tratta di interrompere subito il consumo di suolo, interromperlo subito, non possiamo immaginare noi un futuro senza il suolo, lo stiamo perdendo alla velocità della luce. E allora quando parlano di Expo, no? Che dicono Expo, energie per la vita, l'alimentazione, Expo, guardate qua, è una vergogna, noi lo denunciamo da anni che dietro l'Expo c'era la corruzione, c'era l'andrangheta, è da anni che lo denunciamo e ci dispiace dire che avevamo ragione noi. Perché poi quando arrestano per esempio le persone coinvolte dietro la questione dell'indagine Expo, no? Quella è la mafia, quella è la vera mafia. E allora come si può parlare di alimentare il pianeta, energie per la vita, se tu vai a cementificare 100.000 metri quadrati di suolo agricolo? Come fai a parlare di agricoltura? Allora la mafia sta dietro queste cose, i rifiuti, il cemento e la grande distribuzione alimentare. Ora vi racconto anche questa battaglia che stiamo facendo in Parlamento. Le mafie si mangiano con la contraffazione agroalimentare più di 60 miliardi di euro all'anno. Noi perdiamo 60 miliardi di euro all'anno perché spacciano i nostri prodotti per Made in Italy, ma non sono Made in Italy. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo subito depositato una proposta di legge per aumentare le pene per chi appunto imbroglia. Abbiamo subito preteso trasparenza sull'etichettatura. Guardate che rischiamo il prossimo mese di ritrovarci sui nostri prodotti non più l'origine degli stabilimenti di produzione. Cioè noi non possiamo più sapere da dove cazzo viene quel prodotto, da dove cazzo è stato fabbricato. Non so se sono stato chiaro. Noi abbiamo preteso subito anche di sapere, perché la trasparenza non vuol dire solo per la pulizia, la trasparenza noi la dobbiamo pretendere ovunque, anche su queste cose qua. Dobbiamo sapere da dove vengono gli ingredienti principali, cosa noi ci mangiamo, chi la produce. Dobbiamo saperle queste cose qua. E sentite un attimino. Abbiamo depositato queste proposte di legge, la legge esiste già, ci ha risposto il ministro, ma non è applicata. Cioè gli basta fare un decreto attuativo per rendere attivo una legge.
E non sapete cosa fanno? Poi vanno a sfilare insieme alla Coldiretti a dire, però qua i maiali non sono italiani, ah qui però i nostri formaggi non sono italiani, si lamentano. E mentre il ministro, all'epoca era la De Girolamo, andava a sfilare con la Coldiretti, noi eravamo in Parlamento e dicevamo, ministro venga qui a fare il decreto attuativo invece di andare a sfilare con la Coldiretti. Ma è incredibile. Allora, sul TTIP un'altra questione. Questi accordi internazionali li chiamano con queste sigle, TTIP, Transatlantic Trade Investment Partnership. Che cosa vuol dire? Nessuno lo sa. Creano queste sigle fatte apposta per nascondere appunto la malversazione politica. Cioè con il TTIP noi praticamente rischiamo di fregarci proprio questi prodotti tipici, questi prodotti che sono certificati dall'Unione Europea, mi riferisco alle DOP, alle IGP, alle SGT. Rischiamo di perdere questi grandi marchi e svenderli magari al mercato americano. Magari con la scusa introducono gli OGM. Allora, sentite, io potrei parlare veramente per ore, ma quello che vi voglio far capire è questo. Noi dobbiamo riprenderci tutte le sovranità, a partire da quella alimentare, a partire da quella politica, a partire da quella energetica, la sovranità monetaria anche. Basta con quest'euro, basta, ci avete promesso che andava tutto bene con l'euro, non ci avete neanche interpellato per vedere se eravamo d'accordo sull'euro. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo semplicemente dire agli italiani cosa ne pensate di quest'euro, vogliamo fare un referendum consultivo, dicono che non si può fare, mentono, si può fare tranquillamente, solo che hanno paura della vostra opinione. Ed è per questo che cominceremo a breve a fare una raccolta firme, a depositare una legge di iniziativa popolare. Questa volta ci siamo noi parlamentari in Parlamento e pretenderemo che venga discussa questa proposta di legge. Dobbiamo uscire dal buio, subito, al più presto, dobbiamo farlo riappropriandoci di questa sovranità. Allora, quando parlo di sovranità energetica, alimentare, ma quando parlo della sovranità politica, vuol dire tornare noi a riappropriarci dello Stato, perché in tutti questi anni loro ci sono riusciti bene a disinformarci, ci sono riusciti benissimo, ci hanno allontanato piano piano con le armi di distruzione, di distrazione di massa, con i programmi televisivi, spazzatura, trash, ci hanno allontanato piano piano e non ci hanno detto nulla di quello che facevano dentro queste stanze. Allora, quando parlo di sovranità politica vuol dire di riprenderci lo Stato, riprenderci le istituzioni, perché ormai non ci appartengono più, i partiti non esistono più, ora praticamente fanno destra e sinistra e fanno finta di litigare, ma basta andare a vedere le liste che hanno presentato per questa regione, per la Calabria, andatele a vedere. Allora c'è il Partito Democratico insieme a tante altre liste civetta, io le chiamo liste civetta, e che c'è dentro queste liste civetta? Persone che non si sono mai viste, persone prese così per strada, ma sapete perché le hanno infilate in queste liste? Grazie, a loro vi piace vincere facile in questo modo. Allora con la coalizione loro fanno queste liste civetta che nascono solamente in campagna elettorale, questi movimenti strani. E dentro ci mettono le persone non perché vogliono portare avanti le idee per i cittadini, dentro ci mettono persone perché quella persona magari ha 400 pacchetti di voti, magari lui ne ha altri 300, lui ne ha 2000, lui ne ha 3000 e infilano la gente in base ai pacchetti di voti che hanno. E magari mettono una persona per ogni quartiere e poi vanno in quel quartiere, viene questa persona e vi dice votami, ci conosciamo da una vita, sono tuo cognato, sono tuo parente, sono tuo amico, a me ti puoi rivolgere. E magari vi promettono ora il lavoro, vi promettono magari che vi aggiustano la strada, vi promettono che aggiustano i lampioni, vi promettono questo, vi promettono quello. E concludo. E allora è fondamentale, quando viene questa persona, soprattutto in queste ore, gli dite, mi dispiace, questa volta andate a fanculo, questa volta decido di votare per me stesso, questa volta ho deciso di spezzare le catene che ci legano a questo sistema clientelare e ho deciso di votare un programma e dei portavoce che andranno dentro la Regione Calabria ad eseguire questo programma. Ora vi passo la parola al nostro candidato presidente.
Allora impegniamoci tutti in queste ore. Andate a convincere le persone, quelle sfiduciate, che ormai non ce la fanno più. Fategli capire che c'è un'alternativa, c'è per fortuna. Fategli capire che se vanno a fare il dispetto, allora io non vado a votare perché voglio fare il dispetto. Il dispetto non glielo fate ai partiti, gli fate un favore se non andate a votare. Fateglielo capire. Alla fine la maggior parte della gente non va a votare. Se riusciamo a convincere una parte di quella gente a votare il Movimento 5 Stelle, ce la possiamo fare. Allora, in queste ore, in questi giorni ultimi, cercate di fare il possibile, dateci una mano. Noi lottiamo contro tutto e tutti, quindi diamoci una mano a vicenda. Allora andiamo ad assaltare il fortino. Andiamo ad assaltare questo fortino della collusione, della corruzione, della malversazione, dell'andrangheta. Andiamo ad assaltare, ma non si, che non sia una cosa violenta. Andiamo lì. Andiamo lì con il sorriso, andiamo lì con le nostre armi sono la partecipazione, la condivisione, la trasparenza. Con queste armi ci riprenderemo la Calabria. Il 23 novembre, Calabria, poi!